Buonasera a tutti, oggi è giovedì 17 ottobre e con oggi sono 147 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, purtroppo le giornate si stanno accorciando e adesso devo utilizzare la luce artificiale per poter fare questi video. D'altronde, insomma, ci stiamo avvicinando verso l'inverno e è abbastanza normale che sia così. E, ecco, come potete vedere, il porto si è svuotato di quelle magnifiche barche che durante la barcolana l'hanno popolato e questa kermesse a cui abbiamo assistito domenica è terminata. Ovviamente le barche sono tornate nei loro luoghi d'origine e la città è tornata, insomma, alla normalità, anche se questa parola qui su questa gru veramente stride come il gesso sulla lavagna. Ma anche non solo su questa gru, è vero, anche qui sotto, voglio dire, sulla terraferma. Ormai il concetto di normalità credo che si sia proprio perso completamente, no? No, veramente è diventata una parola assolutamente astratta, priva di qualsiasi significato. Anche guardando quel cancello che è tornato a essere chiuso, quello che ho qui davanti, che durante la barcolana è rimasto aperto. E la gente poteva entrare e uscire a piacimento e adesso è tornato a essere chiuso. Anche questo non può essere ovviamente considerato normale, perché insomma una zona che dovrebbe essere interdetta dovrebbe esserlo sempre, e se è una zona libera è libera sempre. Però insomma questa è un'altra di quelle cose strane. Resta da capire il motivo per cui è interdetta. Di sicuro quello che sappiamo è che la zona dove si trova l'Ursus è un porto franco internazionale, è un porto libero e questo in teoria dovrebbe essere la motivazione per cui questa zona è interdetta. Comunque, insomma, è una cosa che sicuramente sarà interessante approfondire. E un'altra cosa che decisamente non è normale e non può considerarsi normale è stata questa veramente tragica morte di questi due ragazzi, questi due poliziotti che sono stati veramente barbaramente ammazzati così a bruciapelo senza nessuna pietà da uno psicopatico, uno squilibrato. È una cosa davvero agghiacciante quello che è successo e che comunque dovrebbe incominciare veramente a farci riflettere tutti quanti sul concetto di normalità e il concetto di violenza, perché questa cosa non si può assolutamente considerare normale e accettarla in nessun modo. La violenza non può essere accettata in qualunque forma e espressione si voglia. La violenza rimane violenza e deve essere in tutti i modi contrastata. E purtroppo sappiamo che non è così, perché a incominciare dalla strada, no? La violenza si respira ormai in questa città, in questo paese, in ogni dove. Cioè, dalla violenza verbale che appunto si avverte camminando per la strada, tra la gente che è sempre più irritata, irritabile, irascibile, no? Che sta montando, che non è normale, questa violenza verbale a cui assistiamo sulla rete, che per la rete poi è pazzesco quello che la gente riesce a dire sulla rete. Ormai è diventata lo sfogatoio di tutte le frustrazioni
della gente, per non parlare poi dei haters o dei troll, dei fake, di questi odiatori che possono essere a pagamento o spontanee, insomma, si tratta sempre comunque di gente che non è a posto con la testa, questo è evidente, insomma, sia che siano a pagamento, sia che lo facciano così, spontaneamente. Credo che nessuna persona normale, al mondo farebbe come mestiere l'odiatore. Però d'altronde, il sistema si avvale di queste figure, ormai le conosciamo, e ci stiamo abituando anche a queste figure che gravitano sul mondo virtuale. Queste figure, che sono utilizzate, e sono funzionali al sistema, che ha bisogno appunto di questa violenza, di questo odio, un odio che è funzionale al sistema, questi haters vengono utilizzati sia dai politici piuttosto che da delle aziende, per screditare questo o quel politico o screditare qualche azienda o un gruppo di persone o la persona singola. L'importante è generare appunto questa confusione, e la famosa guerra dei poveri, no? L'importante è che la gente, il popolino, sia occupato a farsi la guerra e a odiarsi tra di loro, no? Perché è ovvio che la violenza genera violenza, questo lo sappiamo, e l'odio genera odio. E di questo ha bisogno il sistema, no? Che la gente sposti l'attenzione da un'altra parte, non si renda conto da dove arriva questa violenza e chi genera questa violenza. Insomma, mi pare che, ecco, per esempio, la Gru Ursus è un esempio di questa violenza istituzionalizzata, no? Istituzionale. Io stesso poi sulla rete sono oggetto continuo dell'attenzione degli haters, no? Solo per il fatto che protesto pacificamente su questa gru, e lo vediamo, no? E questa violenza che parte appunto dall'alto, dalle istituzioni, tutti noi, chi più, chi meno, subiamo tutti i giorni una violenza istituzionalizzata. Ormai la gente vive nel terrore, di quello che potrà partorire, questo sistema. Incominciando uscendo dalla strada, da casa, non solo prima ancora di arrivare in strada, basta aprire la cassetta della posta. Ormai vivono questa cosa che si chiama la sindrome della cassetta della posta, perché hanno il terrore di trovarsi una cartella esattoriale pazza. Ormai la pazzia in ogni dove si traduce e si manifesta in tutti i modi, questa pazzia che dilaga, è pazzesco, no? E vive nel terrore, quindi alimenta, no? Questo livello di frustrazione, di paura, di tensione, no? Questo è uno degli aspetti, una violenza che si traduce anche in questa cosa che abbiamo assistito qua a Trieste, con la ferriera di Servola. Anche quella è violenza, una violenza istituzionalizzata. Cioè, non è possibile che sono anni, decenni che la gente in quella zona muore, e si ammala, e deve subire la violenza di dover respirare questi fumi tossici, no? A causa dell'inerzia, dell'incompetenza, delle furberie, soprattutto le furberie di questa classe politica, istituzionale, no? Cioè, non è possibile che la vita umana vada al di sotto, no? Che continui
conti così poco, no? Questa non è forse violenza, cioè quelli non sono forse morti, no? Allora diventa tutto così finto, diventa così ipocrita, no? Se non cominciamo a riflettere anche su queste cose, no? La violenza è violenza e va combattuta sempre e comunque, in qualunque modo si traduca, è violenza, no? I fatti di Bibbiano poi, cioè, insomma, sono una roba che non si può neanche ascoltare, vedere quello che è successo lì con questi bambini. Cioè, siamo in crisi ormai di violenza. Tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme, leggevo non tanto tempo fa, un allarme importante sulle cause e su come queste politiche neoliberiste stanno incidendo sulla salute mentale della gente. Eh sì, questo in effetti è un allarme che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato ai politici di tutto il mondo. Dicendo che entro il 2030 ci sarà un aumento esponenziale di malattie mentali più o meno gravi, più o meno importanti, e che probabilmente arriveremo ad avere due persone su cinque con dei disturbi mentali importanti. Più che figuriamoci, allora va da sé che assisteremo a queste esplosioni di violenza criminale e omicida sempre più spesso. Questo è il messaggio che stanno anche lanciando, no? Cioè, questo che abbiamo assistito a Trieste finirà per diventare la normalità. Cioè, ma stiamo scherzando? È su questo che dobbiamo riflettere, è dell'allarme che ci è stato dato. E se i politici non riflettono su questa cosa qua, è la fine, no? E poi non, cioè, non ci, o non ci saranno i Definizio che protestano pacificamente su una gru e vengono torturati da questa classe politica, ma ci saranno persone che cominceranno a esplodere, a sparare, a coltellare, a ammazzarsi tra di loro. Cioè, ma questa è veramente la società che vogliamo? Cioè, su questo dobbiamo riflettere. Davanti a queste morti è inutile piangere questi morti se poi non si riflette, perché poi finiremo per continuare a piangere altri morti. No? E questa è la cosa importante adesso da fare, è riflettere per non piangere altri morti. Abbiamo assistito a questa violenza. La violenza è nelle TV, con queste TV, con questi programmi spazzatura che ci imbottiscono la gente la testa di stupidaggini e di violenza, perché c'è, cioè, anche da lì arriva un sacco di violenza, di messaggi falsi. È terrificante, no? Quello che fa la TV, no? Per non parlare, questa a Telequattro l'abbiamo visto, quello che sono riusciti a far passare, questo messaggio terribile di questo hater che mi induceva a togliermi la vita. Hanno sdoganato l'induzione al suicidio, sono arrivati anche a questo, attraverso le TV. E questa non è violenza, no? E non è tanto la violenza di questo odiatore, che probabilmente era una squilibrata mentale, ma la cosa che fa paura è il conduttore che ha lasciato passare questo messaggio e non ha bloccato questo messaggio. E peggio ancora, ha fatto il suo ospite, no? Questo Franco Però, il direttore del Teatro Rossetti. Cioè, questi sono i ben pensanti, quelli che dovrebbero proprio cercare di elevare la cultura, il livello etico, morale di questa società. Questo Franco Però addirittura avrebbe voluto che questo hater continuasse a parlare, a incitare alla violenza con questo linguaggio grebe, ignorante. Questo Franco però avrebbe voluto che questa signora, questa donna, continuasse a parlare in questo modo e a incitare al suicidio.
queste sono le aberrazioni di questa città, queste sono le cose che dovrebbero farci riflettere. E peggio ancora ha fatto il direttore Bacialli di Tele4, che per giustificare tutto questo schifo ha cercato di dire che ha fatto il peggio del peggio, perché ha fatto passare il messaggio che chi protesta, chi continua a protestare, chi manifesta, non si deve lamentare se poi suscita l'ira di questi poveri odiatori, insomma, che anche loro devono fare il loro mestiere di odiatori, no? Insomma, veniva giustificato sia questo direttore sia il conduttore. Giustificavano in qualche modo la presenza di questo e la violenza di questo haters. Cioè, questo, siamo arrivati a questo. E poi ci lamentiamo che viviamo in una società violenta, no? È pazzesco, cioè, è veramente pazzesco, no? Ecco, io vi invito, questa sera vi invito semplicemente a riflettere su questo. Dobbiamo tutti fermarci un attimo e riflettere su se questa è davvero la società che vogliamo per noi e i nostri figli, per le generazioni future, perché quello che si prospetta non è per niente rassicurante per nessuno. Ecco, buona serata a tutti.